Blasioli, tanta gente questa mattina a Villa De Risis per questa prima uscita del segretario provinciale del Partito Democratico. Lei ha lavorato tanto e sta continuando a lavorare tanto proprio nell'ambito del PD provinciale di Pescara. Ci sono volti nuovi e nomi nuovi, si guarda anche al futuro. Ma io lavoro tanto, ma credo che Nicola dovrà lavorare molto più di me e lo voglio ringraziare per aver accettato l'incarico di segretario di federazione, perché il compito che lo attende è molto molto difficile. Credo che la presenza delle persone che ci sono questa mattina qui, di sabato mattina, vicino al mare, c'è una grande voglia di partecipazione, una grande voglia di politica, e questa è una cosa importante al di là del partito, perché c'è gente che veramente si interessa. Dopo questa pandemia che ha sostanzialmente cambiato un pochino il mondo da un punto di vista sanitario, da un punto di vista sociale, e insomma in questo periodo ci stiamo accorgendo anche da un punto di vista economico. Il Partito Democratico della provincia di Pescara è chiamato una grossa riorganizzazione, che è una riorganizzazione che deve tendere naturalmente anche alla conquista, alla riconquista di alcuni centri amministrativi importanti. Abbiamo 4 comuni a settembre: Carpineto, Elice, poi abbiamo Torre de Passeri e abbiamo Civitacuana, e poi abbiamo 15 comuni che si rivoterà il prossimo anno, e sono comuni importanti perché dopo appunto Montesilvano, Spoltore e Pescara ci sono i centri più importanti della nostra provincia, tra cui Popoli, Penne. Insomma, c'è un lavoro difficile che attende il nuovo segretario, a cui va il mio augurio e sicuramente anche il mio supporto nel corso di questi mesi. Uno dei lavori che abbiamo deciso di cantierare in questo congresso e per quello che seguirà è quello di creare una comunità forte, unita, unitaria, che si candidi da qui ai prossimi anni a governare Pescara, cercare di governare Montesilvano, Penne, tutti i comuni da dove, diciamo, già dai prossimi anni, l'anno prossimo penso già a Penne, ma anche le amministrative di settembre, in cui si voterà in 4 comuni della nostra provincia, 4 comuni piccoli ma importantissimi, cercando di tornare ad essere forza di governo. La sua elezione va anche nel senso del rinnovamento e del ringiovanimento del partito? Guarda, io penso che in realtà la vera questione generazionale non sia una questione anagrafica, ma sia una questione di idee. Quindi porteremo idee sicuramente nuove e porteremo sicuramente un modo di lavorare estremamente più dinamico al Partito Democratico in provincia di Pescara.